anni di sfide, progressi e cambiamenti, da piccola impresa familiare ad azienda leader. È la storia di Artuso Legnami, la prima in Italia nella progettazione e produzione di case in legno, l'unica con il certificato strutturale rilasciato dall'ente di competenza austriaca. 30 anni celebrati con una grande festa per applaudire un traguardo raggiunto in un momento non facile per l'economia e soprattutto per il settore edile. 30 anni di attività non sono molti, però non abbiamo aziende che hanno, diciamo, uno storico molto molto più grande di questo. Diciamo che è stato un bel evento, voluto principalmente dal sottoscritto, proprio anche per dare ormai l'inizio a un cambio generazionale che la nostra azienda ormai è in atto. Lungimiranza e capacità innovativa da sempre sono i punti di forza di Artuso, che si traducono in qualità e altissima competenza. Tra i primi in Europa a produrre il pannello XLAM, azienda sempre in evoluzione, mai ferma, anche dal punto di vista degli investimenti in nuove tecnologie. Primo scanner evidenzia la resistenza meccanica. Se cominciamo a prendere, se la tavola è considerata C24 va in produzione, altrimenti il secondo scan a infrarossi individua tutte quelle che sono le problematiche di quella tavola e vengono eliminate, vengono tagliate, vengono eliminate come, diciamo, nodi superiori a quelli prescritti dalla norma, fessurazioni, cose di questo genere. 30 anni di attività imprenditoriale, sempre con il desiderio di aprirsi a nuove prospettive. L'obiettivo è soprattutto arrivare a colmare le lacune del settore. Mancano tutte le prime lavorazioni. Purtroppo questo fa sì che non sia molto facile approvvigionarsi della materia locale, oppure ci riusciamo però con un costo purtroppo altamente superiore di quello che non riusciamo a spuntare all'estero. È nostra intenzione in futuro montare una segheria e partire proprio dal tronco e, diciamo, chiudere quella che potrebbe essere definita l'economia circolare. Proprio partendo dal tronco, riuscire a farci tutte le lavorazioni e poi andare anche a consumare, diciamo, gli scarti, gli sfridi. Oggi abbiamo una caldaia a biomassa, poi in futuro stiamo prevedendo, entro il prossimo anno, di montare anche un impianto di pellet. In qualche occasione siamo riusciti a anticipare il mercato e io credo che l'Artuso Legnami oggi sia già pronta per le prospettive che il mercato futuro potrà e dovrà offrire. Un futuro promettente e pieno di opportunità per Artuso Legnami, sempre più proiettata in un mercato globale.